Buonasera a tutti, siamo qui alla 11ª edizione del Tano Festival Tango. Era 2 anni che non c'era Napoli, Napoli capitale del tango, e abbiamo qui l'occasione di parlare direttamente con l'organizzatore che ha portato il tango a Napoli, pioniere, e per primo ci ha donato questa meraviglia. Stefi Dionisi, 2 anni che non c'era il tango a Napoli, come mai e sei felice adesso che l'hai riportato? Felice è dir poco, è una bella soddisfazione sicuramente collegare la bellezza di questa città alla passione del tango, di portarla qui dove avevamo lasciato il tango. L'abbiamo ripreso più o meno negli stessi posti, con gli stessi musicisti, con la stessa passione di sempre. Napoli è stato un fondale teatrale per questo festival, a Bagnoli sul mare, all'Ilva e stasera qui a Castel Sant'Elmo. Sicuramente è una scena teatrale, all'altezza delle tue aspettative, è sempre stato così? Sono sempre state queste le location oppure ritualmente le hai ripercorse? Le location sono cambiate nel corso degli anni, però ci sono sempre dei punti che ritornano, e Castel Sant'Elmo è il punto dove più facilmente siamo ritornati, spesso fuori, qualche volta nella sala dei cannoni all'interno. Il posto che noi preferiamo è qui all'aperto, perché chiaramente si respira l'aria della città e si può affacciare su questo panorama meraviglioso. Noi amiamo la città di Napoli, amiamo il tango, questo connubio tra le due cose rende felice. Ballare in un posto così bello crea una gioia dell'anima, veramente bellissimo. Lo immagino, siamo qui testimoni di questa cosa. Stefi Dionisi è altresì l'organizzatore, è un po' il padre della Milonga Portegna Napoli, che è il punto d'incontro di noi ballerini, immancabile appuntamento. Quali sono i programmi per la Milonga Portegna quest'anno? Beh, tra poco iniziamo con una settimana open, dove la gente può venire a seguire tutti i corsi che vuole per scegliere quello che ha sempre sognato e che magari non ha mai realizzato. Il suo sogno del cassetto lo scopre ballando per una settimana, e la Milonga offre tante cose oltre al tango: offre lo swing, offre la salsa, danza del ventre, rock and roll, insomma venite a vedere e vi divertirete tantissimo. Sicuramente. E i maestri di quest'anno li hai già programmati? Sai già chi sono? Sì, sono i due maestri argentini, Pablo Garcia e Antonella Terrazzas, che ci accompagneranno tutto l'anno per corsi di tutti i livelli. E poi sono i maestri italiani, che sono Marco Alario e Tina Del Gaudio, per i corsi principianti intermedi. E poi c'è Nicoletta Radice, che una volta al mese sarà accompagnata niente proprio di meno che da El Pacaro Diego Rimmer. Ah. Questa è una bella novità sicuramente, che darà notevolmente lustro oltre quello già che ha la Milonga Portegna. Stefi, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Io ringrazio voi e buon lavoro, e ci vediamo sulle piste di tango. Assolutamente sì, sulle Milonghe. Ciao Stefi. Abandoné mi no sabía que el corazón me engañaba, y hoy que la voy a encontrar ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Sempre Napoli, ciao a tutti, e siamo con Mimmo Fusco, l'organizzatore del Quater. Ciao Mimmo, la prima serata al festival, ho già fatto le altre due? Buonasera, no, questa è la mia seconda, sono stato diciamo già presente all'apertura del festival, alla serata di giovedì alla Portegna, e poi questa sera non si poteva mancare perché è la serata di gala, poi con questo scenario di Castel Sant'Elmo è un bel vedere proprio. Hai ragione, meraviglioso. Impressioni sul festival, come lo trovi? Era un ritorno tanto aspettato e non ha deluso le aspettative. Gli artisti è inutile dire, perché già i loro nomi sono una garanzia, poi il patron organizzatore è di per sé una grande garanzia, quindi Napoli mancava questo festival e ben venga che è ritornato alla sua 11ª edizione. E aspetteremo sicuramente la 12ª edizione. Certo.
a braccia aperte con questi scenari meravigliosi. Spero che non, sicuramente non ci deluderà. Grazie Mimmo. Grazie a voi e buon festival a tutti. Buon ballo, ciao, ciao. Sempre Napoli Flash 24, Tano Festival Tango, 11ª edizione nella magnifica cornice di Castel Sant'Elmo. Siamo qui con Stefano Aggio da? Biella. Biella, per il festival o solo turismo? Mix, sono venuto qua a fare qualche giorno di vacanza, ne ho approfittato per stare a Ischia, ottima isola, e adesso sono qui per il festival. Esatto, esatto. Cosa ne pensi, ti piace? Sì, è la prima volta che vengo a Napoli, quindi grande entusiasmo, sono colpito dalla bellezza della città e dal buon livello di tango. Bene, siamo molto contenti per questo, per questa terra meravigliosa che pochi conoscono, pochi. Vabbè, invitiamo tutti a partecipare perché ne vale veramente la pena, si sta veramente bene. Stefano è un maestro di tango, lui balla da tantissimi anni, vero? Sì, ballo da una trentina d'anni e poi vabbè, negli ultimi 13 anni mi sono dedicato al tango e ho costituito una scuola, un'associazione, no? Che si chiama Kineos. 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 E ti dedichi solo esclusivamente all'insegnamento del tango, vero adesso? Sì, anche di danza contemporanea, continuo a occuparmi anche di quello. Colgo l'occasione, dacci un consiglio per chi vuole imparare a ballare. Seguire il cuore, cercare dei maestri che insegnano veramente a ballare col sentimento e non a fare troppi passi, soprattutto all'inizio. Benissimo, condivido in pieno, vi saluto, ciao Stefano, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi di Napoli Flash 24. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, sempre Napoli Flash 24 e siamo all'essenza del festival dove si crea la serata. Siamo in console con lo storico Guglielmo Willy della Corte. Ciao Willy. Ciao, ma storico è troppo, forse così mi fai invecchiare. Ma no, lui è una delle colonna portante della Milonga Portegna, uno degli organizzatori. Cosa ne pensi di questo festival? Bello, c'è grande energia e i posti sono bellissimi, Napoli è meravigliosa, offre questo castello che è qualcosa di mitico, di unico. La prima repubblica in Italia è stata fatta qui. È vero, bisogna anche dire che per un DJ è importantissimo perché musicalizza la serata, la location e la pista, questo dobbiamo dirgli ai nostri lettori e a chi ci ascolta in questa intervista. Quanto può influenzare la musica che metti? Beh sì, però è sempre un matrimonio con i ballerini ci mettono il loro, 50 e 50. 50 e 50 Willy, stasera ti devo fare i complimenti, tu sei bravissimo, ma stasera le tue cortine sono insuperabili, oltre che la musica, meravigliose. Una grande mia passione oltre al tango e alla musica in genere è il cinema e queste sono tutte musiche da grandi film. Adatte alla cornice che ci sta ospitando, che è teatrale. Willy, ci dici come sarà la serata di domani? Tu non sarai in console, chi ci sarà? Domani saremo all'Ilva, un posto a pelo d'acqua, praticamente quasi sulla spiaggia. Ci sono due storici musicalizzatori, anche più storici di me, ecco, Enzo Climaco e Antonio Lalli. Bene, bene. Noi salutiamo Willy e lo ringraziamo per la musica meravigliosa che sta mettendo questa sera, che determina l'energia del ballo che stiamo vivendo. Grazie a tutti, ciao. Buonanotte. Grazie, ciao. Buonasera a tutti, siamo ancora qui, Napoli Flash 24, Tano Tango Festival, 11ª edizione. Ho l'onore di avere qui vicino a me il grande Pablo Garcia, l'insegnante storico e residente della Milonga Portegna, e grande insegnante di tango argentino, appena fatto l'esibizione ci ha incantato. Da quanto tempo sei in Italia, Pablo? Bueno, in Italia che sto abitando hace 2 anni e mezzo, più o meno. He fatto mi familia qua, tengo un figlio, mi moglie. Y bueno, es que conozco Italia y vengo a Italia hace più o meno unos 10 años. Y bueno, ahora estoy habitando en Roma, tengo una escuela en Roma y a eso soy residente en la Milonga Porteña todos los miércoles.
y vine a representar a Milonga Porteña en este gran festival, Tano Tango Festival, que es un éxito acá en el Castel San Telmo, que es maravilloso. Meraviglioso veramente. Cosa ne pensi di questo festival, tu che sei un veterano dei festival di tango? Pienso che il festival ora otra vez ha vuelto a nacer. Yo vine hace muchos años acá a un festival, hace como 5 años atrás. Después el festival se enfermó por 2 años y ahora retoman nuevamente con un gran éxito y con unos artistas de nivel altísimo, artistas muy reconocidos del tango argentino y del tango mundial. Y bueno, yo que soy el más joven de todos, soy feliz de estar con el lado de mis colegas, amigos, y bueno, lo pueden ver que es un éxito y es maravilloso. Bellissimo Castel San Telmo, effettivamente una location strepitosa. Senti Pablo, i tuoi programmi per quest'anno alla Porteña? Bueno, los programas ahora en la Porteña son iniciar con las lecciones y las actividades el CEDICHI, Mercoledì CEDICHI, ahora de septiembre. Se pueden inscribir todos los que quieran, pasamos el chivo. Y bueno, con niveles de principiantes, nivel intermedio, nivel avanzado, una vez a la semana, durante un año. Finalizamos el ciclo académico 2015-2016 en junio del 2016. Así que bueno, nuevamente vamos a hacer actividades una vez al mes los fines de semana. La milonga porteña tiene una milonga fija, así que continuamos con Steffi Dionisio cultivando la cultura de nuestro tango argentino, hoy patrimonio cultural de la humanidad y del mundo. Napoli credo che abbia una grandissima occasione perché ha sempre avuto dei grandi maestri argentini ed è per questo che il suo tango è di livello e molto bello. Ringraziamo Pablo Garcia per la disponibilità e speriamo di rivederlo presto a ballare. Grazie Pablo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Napoli. Los esperamos en la milonga porteña. A presto. Ciao. Sempre Napoli Fresh 24, siamo in chiusura del festival e chiudiamo il collegamento con una ballerina che arriva da fuori. Da dove arrivi Francesca? Arrivo da Torino. Da Torino, per cosa sei qui a Napoli? Per il Tango Festival e per visitare la meravigliosa città di Napoli. Bella Napoli, hai già visto qualche cosa? Sì, ho visitato il centro storico di Napoli con la Spacca Napoli e tutte le meravigliose altre zone di cultura. Ti consiglio da non perdere il Cristo Velato. Già visto. Ah, che emozione. Bellissimo. Che emozione, appartiene all'UNESCO, è un capolavoro molto forte, molto emozionante. E, mi piace chiudere questi collegamenti che abbiamo avuto questa sera qui al festival perché tutti i ballerini che sono arrivati qui da noi sono venuti per un doppio motivo. Sì, il festival che è stato un'occasione, un viatico per vedere questa bellissima città che è Napoli, una città che pulsa di amore, di bellezza, di storia, di cultura. E grazie al Festival di Tango, perché i ballerini di tango mettono sempre le scarpette nella valigia e cercano sempre i luoghi da poter abbinare la cultura al ballo. Vi saluto, grazie per averci seguito e grazie a Francesca per la sua disponibilità. Ciao. Ciao. Ciao.